Mi trovo sotto il convento Sant'Andrea, Nocera Inferiore, per un giro, una passeggiata. E ci manca da tanto. E ho visto che là dove prima c'era una grande scala che si poteva salire per andare sul sentiero che unisce il convento Sant'Andrea al Parco Fienga, ormai non c'è più altro che tante erbacce che hanno quasi fatto sparire la scala. Immondizia, bottiglia di liquore, siringhe e cose varie che la sera qua, nonostante ci siano i cartelli ben in vista che dicono rispettare il luogo sacro, centro missionari dei frati minori che c'è il convento, vengono coppiette qua sopra e lasciano di tutto, tra cui purtroppo preservativi e altro, anche qualche drogato, bottiglia di liquore, alcol, c'è cioè un po' di tutto. E poi continuando lungo questo sentiero, purtroppo come al solito ho trovato varie cose e ci sono vari nascondigli dove sono le stesse cose, fino a giungere a Parco Fienga, dove sotto alle mura c'è una vecchia stanza forse usata per le stalle, che è lo stesso che viene riempita di spazzatura, che poi continuando ancora avanti c'è un'altra stradina che incomincia a scendere giù per andare giù a Nocera dall'altro lato della montagna. Ho trovato varie spazzature sempre buttate giù per la montagna, addirittura qualche casco di moto, pezzi grandi, piccoli, ho trovato un po' di tutto. Cioè ormai questa zona è allo sbando, eppure dovrebbe essere pulitissima per attirare i turisti, perché chi viene al Parco Fienga in visita viene anche sul convento di Sant'Andrea per vedere comunque una bella zona da qua sopra da ammirare il panorama. Ma ci sono persone, forse giovani, non possiamo dire se sono solo giovani, persone che non amano queste cose e tendono a distruggerle, come vedrete in queste immagini, perché non si sa il motivo, ma purtroppo ci sono persone che amano vivere nella spazzatura. Poi qui sopra non c'è controllo, una scala che una volta era buona, si poteva accedere, adesso è rimasto pochissimo, tutto pieno di erbacce e di carta, e molto, anche la piccola parte che è rimasta libera è molto scivolosa, è una cosa incredibile perché si rischia di scivolare, di cadere. Una volta invece era di belle presenze, è tutto curato, e adesso invece è abbandonato da tutti.
Per non parlare del luogo sacro dove stanno le sbarre, dove si accede la grande croce che si vede da giù, da una cera inferiore, un vero schifo. Vanno là, vanno a drogarsi, a mangiare, a stare con il proprio partner e poi lanciano tutto giù nella montagna sottostante ed è pieno di rifiuti, fa veramente ribrezzo. Cioè non dico che non devono fare quello che fanno, ma almeno potrebbero portare i propri rifiuti a casa invece di lasciarli in montagna, perché prima o poi ritornano loro sullo stesso posto e trovano peggio, dico, della prima volta che sono andati.